Grazie per l'invito agli organizzatori. Mi hanno dato questo tema. In realtà non sapevo, se vi sono sincero, bene qual era il programma di questo corso. Hanno dato questo tema. Il tema come tale può essere centrato sui conflitti o sulla persona. Essendo io filosofo, antropologo, mi sarebbe stato molto più facile incentrarlo sulla persona. E dopo quanto ho sentito chi mi ha preceduto, forse sarebbe stato meglio averlo incentrato sulla persona. Invece l'ho incentrato sul conflitto. E dunque vediamo esattamente come affrontiamo la situazione. La domanda fondamentale: perché esiste il conflitto? Se noi andiamo alla radice, è uguale per ogni domanda. Perché esiste il limite? E noi siamo essere limitati, essere contingenti, non siamo essere perfetti. E inoltre esiste il limite, esiste il conflitto tra di noi, perché per esempio gli angeli, ipotizzando che filosoficamente esistano gli angeli, io come il direttore, anche se sono sacerdote, sono ben consapevole delle argomentazioni e della validità delle argomentazioni religiose, io mi terrò su un'argomentazione laica, perché credo che laica, cioè razionale, accettabile, condivisibile, perché chi ha una fede è un'altra o chi non ne ha nessuna. Gli angeli sono limitati anche, finiti, contingenti, invece non c'è il conflitto tra di loro, almeno negli angeli buoni. In noi c'è il conflitto inoltre perché c'è il peccato, cioè c'è il male. Questa è la radice profonda, la radice ultima, e non è indifferente tenerlo in sottofondo, anche se non lo tratteremo, ma tenerlo in sottofondo. Perché davanti a certe situazioni della nostra vita, una nostra razionalità non riesce a spiegare perché quella perversità, perché quel male. E dunque si deve risalire a un qualcosa che in qualche modo ci supera, va al di là di noi. Perché c'è il conflitto nella nostra quotidianità? Il conflitto è certamente una delle forme dei rapporti intersoggettivi, interpersonali, e sicuramente una delle più tematizzate nella storia. Storia del pensiero filosofico che in Occidente inizia in Grecia, ha iniziato proprio così, la tematizzazione del conflitto, la lotta dei contrari. Eraclito che spiega l'origine del mondo, dell'universo, con il conflitto tra terra, fuoco, aria. Il conflitto tra Eraclito e Parmenide a livello della spiegazione concettuale di come la realtà del mondo. E si sono sviluppate le due scuole principali nella filosofia di Occidente, quella di tipo monistico, parmenidea, e quella di tipo materialistico, dinamica, di tipo eraclitea. Il pantarei, tutto si muove. La storia dell'umanità testimonia che i conflitti ci sono stati sempre. Se noi prendiamo la Bibbia come testo culturale, non religioso, manifesta proprio questa realtà fin dall'inizio. Il conflitto tra Adamo e Dio, il conflitto tra Abele e Caino, il conflitto tra quelli che costruivano la Torre di Babele e poi conflitti indefiniti che la Bibbia ci narra del popolo eletto, popolo di Israele, contro tutti gli altri popoli ai quali fa la guerra. Prendiamo la storia
civile d'Italia, e non c'è bisogno di andare alla radice dei Romani, la prendiamo da Garibaldi in poi. E quanti conflitti ci sono stati? Sono legati perciò i conflitti alla nostra contingenza. Hegel dice che i conflitti sorgono necessariamente dalla presa di coscienza di sé. Paradossale. Se io ho consapevolezza di me, della mia realtà, dovrei essere meno conflittuale con gli altri. E invece è precisamente la non indifferenza, il fatto che le cose non sono uguali, ma che ci sono dei valori che vanno mantenuti, o ci sono degli interessi che vanno ricercati, e dunque una presa di consapevolezza, quello che fa acuire il conflitto. Marx sostiene che l'uomo è alienato. L'alienazione è una situazione conflittuale con se stesso, con gli altri, la cui causa principale per Marx è l'alienazione economica, cioè quella spaccatura, frattura tra il lavoro, lavoratore e natura. Il lavoro, lavoratore si deve realizzare, l'uomo si deve realizzare nel proprio lavoro e così trasformare la natura mediante la proprietà privata dei mezzi di produzione. Si è inserita una iattura in questo rapporto naturale e c'è il conflitto. Per Freud l'uomo è oppresso da conflitti interni, dei complessi causati da una tendenza naturale in noi ma alla quale non si è dato sfogo, la libido che abbiamo ripresa, abbiamo represso. Al di là di queste teorie che saltano il conflitto come motore della storia e che dunque vedono la guerra come naturale nel nostro processo storico, anzi, motore di progresso. Bisogna riconoscere che il conflitto è un rapporto interpersonale negativo. Ha dei risvolti positivi, mancherebbe, del male può venire anche il bene, ma è fondamentalmente negativo. E sono tre le parole importanti sottolineate qui. È un rapporto, che può essere un rapporto con se stessi, può essere un rapporto con gli altri, può essere un rapporto con la società. Interpersonale, il conflitto non si dà fondamentalmente con la natura inanimata o con la natura non personale. Io non ho conflitti con il mio cane. Mi può capire più o meno, lo posso godere della, virgolette, amicizia che mi offre, della vicinanza, ma non ho proprio conflitti con gli altri, con le altre persone, si stabilisce la possibilità del conflitto. E ciò può avere cause contrapposte. Da dove sorge il conflitto? Vorrei analizzare con voi, poi magari sarà tempo per un dialogo, discuterne. Forse è generato da due cause fondamentali. O dall'egoismo, cioè dalla chiusura, dall'aggressività della persona, dalla ricerca egoistica del proprio bene, della propria utilità, ma può essere anche generato da, come Hegel diceva, da quella presa di coscienza, dell'impegno per un'autentica realizzazione della persona. E vedremo come i conflitti generati da questo impegno sono peggiori di quelli generati dall'egoismo. Io non voglio andare oltre quello che è il mio compito,
ma non ne dubito che molte guerre si sono fatte per grandi ideali. Non soltanto per la ricerca del petrolio come queste che noi stiamo vivendo adesso, ma per grandi ideali, per grandi motivazioni. E per non andare lontano del nostro ambito, del nostro mondo, le crociate. Il conflitto generato dall'egoismo, primo aspetto. C'è un libricino di Martin Buber, Il cammino dell'uomo. Martin Buber è un filosofo ebraico contemporaneo, segue la filosofia di tipo chassidistico. Molto breve questo opuscolo, ve lo leggete in un'oretta, se siete un po' più lenti due, ma molto significativo, ve lo consiglio. Dice in una parte, quando parla precisamente nel capitolo Cominciare da se stessi, bisogna che l'uomo si renda conto, innanzitutto lui stesso, che le situazioni conflittuali che lo pongono agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi così rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato, pacificato e allacciare con loro relazioni nuove trasformate. Le situazioni conflittuali con gli altri sono la conseguenza di una situazione conflittuale con se stesso. Non so se per deformazione professionale o perché realmente non vi sono paragoni possibili, ma a me serve spesso far ricorso alla Bibbia come libro di cultura, come libro di esperienza, come libro che riflette determinate situazioni storiche, personali. Voi vi ricordate la storia di Davide, il re Davide, che ha fatto un peccato? Signora o dottoressa, qual è stato il peccato di Davide? Davide, quello è stato un atto eroico contro Golia. Ma quando era meno giovanotto, non era ancora re, perché quello lo ha fatto quando era un ragazzotto e il re era Saul, quando è diventato già re e aveva degli eserciti e combatteva. Qual è stato il peccato di Davide? E la moglie, cosa c'era con la moglie? Si innamorò della moglie di Uria, che era un suo soldato, e ne ebbe un figlio. Dunque Davide è conosciuto nella storia della Bibbia come l'adultero che ha avuto un rapporto con la moglie di un suo soldato, e che poi viene il seguito. Ma voi pensate che il peccato di Davide sia stato l'adulterio? Per niente. Io non dico che non sia stato un male, ma il peccato di Davide, intendendo per peccato il conflitto di Davide, è cominciato molto di più. Molto più tardi. Cominciato quando? Rendendosi conto di ciò che aveva fatto, un giorno mentre i suoi stavano in guerra, lui invece di stare con i suoi in guerra era rimasto a casa. Aveva fatto il pranzo, aveva fatto un pisolino, lo descrive la Bibbia, si era svegliato, alzato, stava passeggiando, e vede una donna, la guarda, chiede informazione, se la fa portare
dorme con lei e qualche tempo dopo le dice: ho un figlio. Davide prende consapevolezza e dice: cosa ho fatto? Davide è un bivio. O riconoscere e accettare, o riconoscere e negare. Riconoscere lo deve fare, perché è evidente. Riconosce e nega. No, non accetta. E vuol nascondere. E questo è l'inizio dei guai di Davide, dei conflitti. Perché? Prima di tutto chiama il soldato, marito, e lo chiama perché? Perché vada a casa, stia con la moglie e si copra tutto. Questo non scende. Come? I miei colleghi, i compagni stanno lottando e io vado con mia moglie. Ma no. Davide si vede burlato, lo invita a cena e lo ubriaca. Perché ubriaco va da casa. Questo ubriaco no, vede un po' le corna forse e dice: no, io a casa non scendo. E vedete come un male, un conflitto, chiama un altro male, sempre maggiore, sempre più grande. E Davide cosa fa? Deve morire. Verga una lettera, sfacciatamente gliela consegna in mano e le dice: dada al generale. Gliela dà al generale e in quella lettera è detto: lasciatelo nella parte più aggressiva del combattimento, lasciatelo solo perché muoia. Poco dopo arriva la notizia al re che Uria era morto. Lui si riprende la moglie e pensa che tutto è risolto. E arriva il profeta, gli racconta una storiella nella quale c'è una grossa ingiustizia. Un ricco, che per non prendersi una sua pecorella delle molte che ha, va a casa di un poverello e se ne prende l'unica pecorella e la dà in pranzo agli amici. E dice Davide: deve morire, perché ha fatto una grande ingiustizia. E il profeta gli farà fronte e le dice: questo sei tu. E quando Davide ha risolto il suo conflitto, quando ha riconosciuto e ha accettato e ha detto: sì, venga su di me tutto il male che ho fatto. E guardate, ciò che prima lo attenagliava, adesso è la sua liberazione. Una menzogna fatta per coprire qualcosa, invece di liberarci, ci attenaglia di più. E non c'è bisogno di ricorrere a Davide, basta la nostra esperienza propria. I nostri figli, la nostra, quando noi eravamo giovanotti. Ma dove sei stato? A scuola. Ma mi ha detto la maestra, ma è una bugia, un'altra, un'altra, un'altra. E si attenaglia sempre di più. Bisogna che l'uomo si renda conto innanzitutto che le situazioni conflittuali sono situazioni interne. Perciò l'origine egoistica di questo conflitto sta nel fatto di non riconoscere se stessi e gli altri come persone, di pensare che per risolvere il conflitto è l'altro che deve cambiare. Invece non è così. Bisogna cominciare da se stessi. Ecco l'unica cosa che conta. E finché non si incomincia da se stessi, i conflitti rimangono. Sempre Martin Buber dice: ogni conflitto tra me e i miei simili deriva dal fatto che non dico quello che penso e non faccio quello che dico. In questo modo, infatti, la situazione tra me e gli altri si ingarbuglia e si avvelena sempre di nuovo e sempre di più. Quanto a me,
Nel mio sfacelo interiore, ormai incapace di controllare la situazione, sono diventato, contrariamente a tutte le mie illusioni, il suo docile schiavo. Con la nostra contraddizione e la nostra menzogna alimentiamo e aggraviamo le situazioni conflittuali e accordiamo loro potere su di noi fino al punto che ci riducono in schiavitù. L'egoismo può generare aggressività, nel caso appena narrato, inganno, seduzione, sfruttamento, violenza. A livello mite, piccolo, o a livello grande, tragico. Per uscire da queste situazioni conflittuali generate dall'egoismo c'è una sola via. Capire che tutto dipende da me e che con un atto di libertà, posso decidere di andare incontro all'altro, abbandonando me stesso. È molto più facile, molto più semplice. Chi è stato ferito? Tendere la prima mano, dare il primo passo, che non chi ha ferito. Ma il nostro egoismo dice, ma lui mi ha ferito, lui è il colpevole, lui è il responsabile, è lui che deve fare il primo passo. E per lui è molto più difficile. Ma tu cosa vuoi, risolvere il conflitto o acuirlo? Lo vuoi acuire? Aspetta che lui venga, non verrà mai. E tu ti avvelenerai dentro di te. Cioè, gli altri possono farti male dall'esterno, ma nell'interno di te la chiave ce l'hai te. E soltanto se tu apri quella porta, l'altro può entrare, se no, non entrerà mai. E allora perché avvelenarti? Perché rovinarti il fegato? È il primo passo. Capire pure che l'altro ha un valore inviolabile, qui tutto il tema della persona, e che nessuna circostanza sarà motivo sufficiente perché io possa abdicare del suo rispetto e del rispetto che devo a lui. Tornavo ieri da Madrid, stavo facendo proprio una classe di etica, una lezione di etica, si discuteva ancora di Bin Laden, se hanno fatto bene, se hanno fatto male, se lo dovevano aver preso, portato in tribunale, giudicare, hanno chiesto il parere. E gli ho detto, sì, dal punto di vista etico non c'è dubbio, se è stato ucciso in modo diretto, hanno fatto male, non si doveva fare, si doveva cercare di prenderlo e giudicarlo. Dal punto di vista pratico, sono resi conto che questo generava una problematica difficile, molto difficile da gestire, e lo hanno fatto fuori e hanno risolto il problema pratico. Forse non hanno risolto il problema etico. Il direttore parlava di tre beni e non so con quanta consapevolezza, ma stava ripetendo la teoria di Aristotele, il quale distingue chiarissimamente tra il bene della virtù e il bene della tecnica. Tu puoi fare un'opera tecnicamente perfetta, ma essere eticamente cattiva. A salire un banco, rubare una banca, con un sistema informatico nel quale nessuno se ne rende conto. E addirittura non fai male a nessuno, perché cosa togli? Togli un euro l'anno di quel conto, un euro l'anno, ma nemmeno un caffè. Fai un'opera tecnica perfetta, ma non fai un'opera buona, un'opera virtuosa. Noi cerchiamo, come diceva il direttore,
che il bene tecnico ben fatto, perché non ci, il bene etico mai ci deve esimere dal bene tecnico, coincida precisamente con il bene etico. Qual è la radice profonda di questi conflitti? Separare libertà e verità, perché verità e libertà o si tengono insieme o miseramente periscono. Perché la libertà autentica è radicata, ancorata sempre nella verità. Per chi è filosofo è facile da capire questo. E per chi non lo è anche. Cosa fa la nostra intelligenza? O meglio, cosa è la verità? Verità. Noi cogliamo la verità mediante la nostra facoltà dell'intelligenza. Cosa fa la nostra intelligenza? Capisce la realtà delle cose. Qui c'è una bottiglia d'acqua, qui c'è un bicchiere, qui c'è una tastiera. Capisco la realtà delle cose ed è vero che qui c'è una bottiglia e qui una tastiera. E ciò lo prende la mia intelligenza, lo coglie la mia intelligenza, coglie la verità, cioè la realtà. Libertà è un atto della nostra volontà, facoltà della volontà. Anche il direttore faceva riferimento all'inizio. Perciò vi dicevo che parlare della persona per me non sarebbe stato nessun problema. La volontà è quella facoltà con la quale noi ci incliniamo, tendiamo verso ciò che la nostra intelligenza ci presenta come un bene o come ciò che, non essendo bene, tuttavia ci si presenta sotto qualche aspetto di bene. E io, capendo la realtà così, come un bene, decido liberamente di farlo. Dunque la libertà autentica è collegata alla verità. Lei, scusi se me la prendo prima persona con lei quando era una giovane, 18 anni, si è trovato un ragazzo e si è innamorato di lui. Perché? Perché questo ragazzo, lei che era di una famiglia onesta, lei che era di una famiglia per bene, riconosciuta nella società, questo ragazzo aveva un fine, si è presentato, la invitava, tutto rispettoso, tanti soldi, alla fine gli propone il matrimonio, lei lo accoglie, dopo una settimana lei viene a sapere che quello è un mafioso, che l'ha cercata lei perché lei poteva essere un coperchio perfetto che nascondeva la sua situazione. E cosa dice lei? Ha fatto una scelta libera e autentica, sposandolo? Dice, mi ha ingannato? E cosa fa? Va dal giudice e chiede l'annullamento del matrimonio. L'annullamento non è disfare un qualche cosa che si è fatto. L'annullamento è la dichiarazione che nulla è stato fatto. Perché? Lei ha fatto un atto libero, certo che ha fatto un atto libero, sposando quel ragazzo. Ma ha fatto un atto libero inautentico, non vero. Perché collegato a una non verità. L'autentica libertà è solo quella che si collega con la verità. E perciò oggi non viviamo in una cultura della libertà, viviamo in una cultura del libertinaggio. Ma la libertà non è fare quello che uno vuole, quando vuole e come lo vuole, senza riferimento alcuno al valore che è in ciò che si decide di fare, o al controvalore che vi è presente. E allora la radice del conflitto è precisamente staccare, separare libertà dalla verità.
E di nuovo la Bibbia. Il primo conflitto di tutti, Adamo ed Eva. Ma Dio vi ha detto di non mangiare degli alberi del paradiso. E a questa bugia evidente, gli dico, no, 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 noi possiamo mangiare di tutti, tranne di uno, è soltanto uno che non possiamo mangiare. Ah, ma non potete mangiare di quello perché se mangerete sarete come lui. E lui è invidioso. E dunque sempre trasformare la realtà, cambiare la realtà. Se noi vogliamo risolvere i conflitti, dobbiamo essere nella realtà, cioè nella verità. La coscienza, ottenebrata da così vasti condizionamenti, fatica sempre più a percepire la distinzione tra il vero e il falso, di conseguenza tra il bene e il male. Ora, trasformare il delitto in diritto è la corruzione della norma morale, la perversione della persona e la distruzione della convivenza sociale giusta. Delitti, errori, limiti ci sono stati sempre nell'umanità. Ma forse un tratto della nostra cultura, e non voglio essere pessimista, è la giustificazione del delitto come diritto. Io posso, dal punto di vista pratico, condividere l'azione che hanno fatto i SEAL degli Stati Uniti contro Bin Laden. Dal punto di vista pratico lo posso condividere. È il modo migliore pratico di risolvere il problema. Ma dal punto di vista della mia coscienza etica, ciò che non potrò mai è giustificarlo e dire è stato bene. E dunque ciò che è un delitto, trasformarlo in un diritto. Per fortuna la legislazione italiana, in Italia, sono già diversi anni che ci vivo qua, la legislazione italiana in campo etico, in campo bioetico, è una delle più protettive dei diritti della persona. Prendete per esempio la legge sull'aborto. La legge sull'aborto non ha trasformato l'aborto in un diritto della donna, anche se viene presentato così, ma non lo ha trasformato in un diritto della donna. Di fatto nel codice penale continua nell'articolo dei delitti. Non è passato alla parte dei diritti. E dentro del campo dei delitti, quelli non punibili in certe condizioni. Ma gli spagnoli, che siamo un po' più estremisti degli italiani, che sono più condiscendenti e più equilibrati, siamo stati il primo paese al mondo che l'anno scorso, il 6 febbraio, ha trasformato la stessa legge che c'era in Italia, sullo stesso tema, ma passando da non penalizzare un delitto a trasformarlo in un diritto. Gli italiani, non lo direi mai che gli spagnoli sono più equilibrati, sono più estremisti. E questo è stato un passo legale di una trascendenza enorme. Perché vuol dire che non si percepisce più il delitto come delitto, ma lo si percepisce come diritto. E lo si giustifica. E inoltre lo si aiuta, perché essendo un delitto deve essere protetto. Io vado qui davanti a una clinica abortista e faccio propaganda o cerco di parlare con le ragazze o le donne per illustrarle che ci sono vie alternative, eccetera, e non sto facendo nessun atto illecito dal punto di vista legale. Lo faccio in Spagna, una di queste mi denuncia e io vado in tribunale.
perché sto ostacolando un loro diritto. Quando la coscienza, che è l'occhio luminoso dell'anima, chiama bene il male e male il bene, è ormai sulla strada della sua degenerazione più inquietante e della più tenebrosa cecità morale, origine di ogni conflitto. Secondo momento, i conflitti generati dall'impegno. La contingenza e la limitazione dell'uomo porta a capire la realtà in modo differente e conseguentemente a fare decisioni che urtano la comprensione delle scelte degli altri. Se qualcuno vuole registrare queste diapositive, vi do un consiglio, non vi preoccupate, queste diapositive le avete già in internet, tutte quante, in due formati. Nel formato stesso che state vedendo qui, in PDF a colore, sia in formato PDF in bianco e nero, perché quando le stampate non consumate tutta la cartuccia della stampante. E le trovate nella mia pagina di internet, che era la prima pagina in assoluto, questa qui, ramonlucas.org. Per cercare in tutto questo sito dove c'è questa presentazione, basta che nel motore di ricerca all'interno della pagina digitate conflitto e lo troverete. Comunque, se le volete registrare, le potete registrare, non c'è nessun problema. Si vuole raggiungere lo stesso fine, ma con metodi contrapposti. E nonostante le buone intenzioni e i sinceri propositi, sorgeranno inevitabilmente dei contrasti tra le persone. Questo conflitto è tanto più doloroso quanto la mancanza di comprensione e l'opposizione si verificano tra persone naturalmente vicine, sulle quali si conta, parenti. E i conflitti tra i parenti sono poi i più dolorosi, che sono come le guerre civili, le più sanguinarie. Tra amici, tra colleghi di lavoro, tra membri della stessa associazione, tra vicini di casa, conflitti condominiali, tra conoscenti. Liti nella coppia per mancanza di attenzione, per come si devono educare i figli. Ma non la devi lasciare uscire oggi, perché gliel'ho detto io, perché ieri. E lei, ma non bisogna essere così rigide, perché poi c'è la ripercussione psicologica, non rende a scuola, bisogna essere più elastici. E lui... E i conflitti nell'educazione dei figli, motivato da un bene. Tutti e due vogliono il bene dei figli, non da nessun egoismo. Liti in famiglia, differenze di vedute, genitori figli, modo di gestire l'economia domestica. Cambiamo luogo di abitazione, abbiamo trovato una e la moglie e le due figlie hanno trovato quella per loro ideale, ma il marito, che deve mettere la carta di credito o l'assegno, non la trova tanto ideale e ci sono i conflitti. Conflitti nell'ambito lavorativo, fra colleghi, con il proprio capo, con gli altri dipendenti. E quando uno si trova in una situazione di bisogno e trova l'appoggio della famiglia, il sostegno dei colleghi, questa situazione di bisogno si alleggerisce molto, ma quando trova proprio l'opposizione è un vero inferno.
Vuol cambiare un'ora di lavoro? L'impossibile. Perché glielo fanno pesare. È un conflitto che in nome della verità e della fedeltà alla propria coscienza può portare a situazioni drammatiche di discriminazione, di isolamento, di oblio. Un caso concreto, 15 giorni fa, stavo parlando con un signore, 58 anni, e mi ha detto questa frase: il matrimonio è una arena. Ho cercato di dirle: guardi, il matrimonio è anche altro. Non dico che non sia un'arena, ma è anche altro. Ma per lui in quel momento l'idea era fissa. La divisione delle famiglie per motivi ideologici, religiosi, economici. La storia è piena di casi. La storia stessa di Galileo Galilei o di tanti altri onesti ricercatori, vittime del sospetto, umiliati, messi da parte, per nobili motivazioni, bisognava difendere l'ortodossia della fede. E questo inventore diceva che il sole stava fermo e che era la terra che si muoveva, ma questo intaccava la fede. E si crea il conflitto. La storia di tanti santi nella Chiesa, piena di incomprensioni, di accuse, di segregazione, di umiliazione, fatte tutte in buona fede, per amore a Cristo, per amore alla Chiesa stessa. Qui in Italia è conosciutissimo Padre Pio. Per Pio lo hanno martirizzato vivo. Persone oneste, padre Agostino Gemelli, ma ha fatto dei rapporti alla Santa Sede, questo era un mistificatore, imbaucatore, di profittatore dell'incredulità, e lo hanno segregato, e il Papa lo ha silenziato, gli ha proibito celebrare messa pubblicamente. Tanti teologi, Henri de Lubac per esempio, famoso teologo, silenziato, segregato, per amore. Eppure gli autori di questi conflitti hanno agito non per egoismo, ma per fedeltà alla propria coscienza e per un'autentica realizzazione umana. Cercavano il bene, perché quando si generano i conflitti per egoismo, siamo al primo punto. Anche taluni di questi casi possono essere mescolati con interessi, con egoismo. Ma prendiamo l'aspetto positivo della motivazione. Tutti questi conflitti nascono dagli stessi interruttori conflittuali, li possiamo chiamare così. Un interruttore accende e spegne la luce, accende e spegne il motore, è un on-off. Imparare a riconoscerli può significare trovare la chiave per la via di uscita a situazioni che appaiono irreversibili. Questa chiave sono le basi comuni capaci di spegnere i fuochi. E siccome io devo essere consapevole di questi interruttori che generano il conflitto, devo essere anche consapevole della chiave che fa scattare l'emergenza e spegne il fuoco. Perché il conflitto, come l'incidente nel lavoro, sempre ci sarà. Allora devo essere consapevole. Come lo posso spegnere il conflitto e non acuirlo? Esci dal conflitto e ritrova la serenità in te, bisogna cominciare da se stessi, nella coppia, in famiglia, sul lavoro,
si può fare perché c'è un modo diverso di vedere le cose. Bisogna guardare la realtà con occhi nuovi e si può fare. E stiamo lottando da quando siamo uomini, scusate il termine lotta, lavorando per vedere con questi occhi nuovi. Ma non ci dobbiamo arrendere. Ci sono occhi nuovi, una chiave nuova, che la voglio sintetizzare in tre aspetti. Le azioni da portare avanti, il sottotitolo della conferenza che mi è stata chiesta. L'amore, il dialogo, la giustizia e la solidarietà. L'amore. Il conflitto in questo senso dipende dalla nostra contingenza e non contraddice l'amore, anzi, lo manifesta nella sua purezza, ma anche nella limitatezza della nostra vita. L'amore, quando è autentico, vuole il bene oggettivo dell'altro e dunque si opporrà al male che tiene l'altro legato e talvolta l'altro difende accanitamente. Ed è la mamma che per amore si oppone a ciò che la figlia dice, a ciò che la figlia vuol fare. Perché? Perché la mamma non è indifferente davanti alla figlia. E sarebbe molto più facile tirarsi indietro e dire, ah, fa quello che vuoi, fa io per te. Ma è l'amore ciò che non permette alla mamma prendere questo atteggiamento. E non si arrende. E sorge il conflitto con la figlia. L'amore autentico vuole questo bene oggettivo. E dunque i genitori che contrastano il figlio tossicomane, fare un esempio evidente, che frequenta cattive amicizie, che diserta la casa per unirsi a gruppi esoterici. È arrivata qualche anno fa una signora, padre, ma cosa posso fare? Ho il cuore trafitto, rotto. Chiede signora, mio figlio va in India. Cosa va? Gli è venuta un'idea esoterica. Quanti anni ha suo figlio? 34. Ormai signora. No, ma io non lo voglio aiutare, guardi. Lo aiuti quello che può, ma con 34 anni bisogna lavorarci prima. Non perché a 34 anni non si possa fare assolutamente nulla, bisogna lavorare prima. In tutti questi casi l'amore che si impegna per il bene oggettivo, oggettivo vuol dire reale, perché ci può essere una percezione soggettiva del bene, ma non corrisponde alla realtà oggettiva. Diventa segno di contraddizione e fonte di conflitto. Ma l'amore vero accetta anche i rischi e le sofferenze di un conflitto che gli è intrinseco. Di nuovo la Bibbia. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Ma come? Non è venuto lui a portare l'amore? Non ci ha dato un solo comandamento, quello dell'amore, quello dell'unione? Perché allora viene a portare la divisione? Perché l'amore mai è arrendevole e mai è indifferenza. In spagnolo non so come c'è l'equivalente in Italia, in spagnolo si dice il maggior disprezzo è non fare a prezzo. L'indifferenza è il maggior disprezzo. Perché quando l'altro replica, risponde, almeno si sente interpellato. Non è questa del Vangelo una esaltazione del conflitto,
ma la realistica constatazione del limite umano, della contingenza nella quale noi viviamo. E questa consapevolezza orienterà la nostra azione verso il bene, cercando di evitare i contrasti, ma non si illuderà mai di trovare in questo mondo la pace perfetta. Ma già una consapevolezza di questo tipo è un passo fatto in avanti. La consapevolezza che gli infortuni ci saranno sempre nel lavoro è già un passo fatto in avanti per la prevenzione. Secondo, il dialogo. Le persone rinunciano all'isolamento, stabilendo rapporti che favoriscono la conoscenza e il rispetto reciproco. Dialogo che non significa soltanto risolvere i conflitti, ma arricchire l'altro e arricchirsi con l'accoglienza dell'altro. Perciò dialogare significa dare conto di noi stessi, delle nostre convinzioni, del nostro modo di vita. E perciò io mi devo aprire all'altro, mi devo far capire, devo poter manifestare il mio punto di vista e l'altro poterlo comprendere. Quante volte i nostri dialoghi sono monologhi? Poi osservate i talk show della televisione, c'è un dialogo che tenga lì, un monologo. L'altro sta parlando e io, nel miglior dei casi, quando lo lascio parlare, cosa che non succede spesso, sto pensando già come ribattere. Non sto cercando di capire le sue ragioni, ma come ribattere. Perché non mi apro all'altro. Il dialogo deve anche accogliere, attendere, rispettare l'altro nella sua diversità, essere pronto, se necessario, al riconoscimento dei propri errori. Bisogna cominciare da se stessi. Ora, le condizioni per il dialogo le possiamo sintetizzare in tre: coscienza di sé e della propria identità. Perché se non c'è monologo, se non c'è un io e un tu e una diversità tra l'io e il tu, c'è un monologo. Dunque ci deve essere una consapevolezza di sé, perché ci sia dialogos, desiderio di far conoscere all'altro la propria posizione in modo integrale. E terzo, rispetto e apertura. Coscienza di sé, della propria identità, cioè due voci. E qui soltanto una cosa. Molte volte noi intendiamo il dialogo come il dialogo dei minimi denominatori comuni. Partiamo dai punti comuni che ci uniscono per non creare conflittualità. A me sembra un punto di partenza troppo povero. Il dialogo non consiste nel dire ciò che all'altro piace. Ma il dialogo significa anche il contrasto dialettico. Certo, io devo saper accogliere il punto comune con l'altro. Ma per condividere i punti comuni non c'è bisogno di dialogo. Già le condividiamo, già le viviamo. C'è bisogno di dialogo quando i punti non sono comuni. E dunque c'è bisogno di quell'apertura e della consapevolezza che forse non riusciremo a raggiungere un'unità perfetta, ma possiamo fare una lunga strada nella quale ci avviciniamo nelle nostre posizioni. Quando alle volte nel mio ministero pastorale mi trovo in situazioni conflittuali con le coppie, gli dico: guardate, se non potete rimanere uniti nell'amore, almeno non fatevi la guerra. E dunque percorriamo una strada comune.
far conoscere all'altro la propria posizione, non soltanto nelle parti che non lo disturbano, che non suscitano interrogativi. Non mettere perciò, tra parentesi, gli aspetti che sono fondamentali e conflittuali, perché è su quelli che bisogna dialogare. No, ma non glielo dire perché... È ciò che bisogna dire, con rispetto, ma è ciò che bisogna dire, perché altrimenti non risolviamo il conflitto. Siamo come lo struzzo, che mettiamo la testa sulla sabbia. Rispetto e apertura. Dialogare significa ascoltare, rispettare, ma anche provare interesse per quello che l'altro può dirmi, per i suoi argomenti. E l'esempio aiuta. E ci sono nella storia persone che sono state dialoganti, politici, uomini religiosi, Giovanni Paolo II stesso, è stato un uomo dialogante, e non per mancanza di carattere e di posizione ferme da parte sua, ce l'aveva e molto ferme, ma è stato sempre dialogante. Per quanto concerne la storia d'Italia, mi sembra che uno dei padri della Costituzione, Alcide De Gasperi, sia stato un uomo dialogante. E aveva anche posizioni molto ferme. Terzo e ultimo, la giustizia e la solidarietà come azione da intraprendere. Il diritto positivo non corrisponde semplicemente alla giustizia e tantomeno alla solidarietà. La legge non sempre si identifica con la virtù e c'è uno scarto tra ciò che è legale e ciò che è etico. Non ci dovrebbe essere questo scarto, ma purtroppo spesso c'è. Scarto che arriva a essere una vera e propria opposizione quando la legge è ingiusta. E iniusta lex, nulla lex. Ma purtroppo questo è vero per il diritto naturale, ma non è vero per il diritto positivo. La giustizia implica l'idea di misura, di esattezza, di precisione. Non si dà luogo all'eccesso, né in più né in meno. La giustizia implica soprattutto l'idea di virtù. Per Aristotele, per i greci, l'uomo giusto era l'uomo virtuoso, ma anche per il popolo di Israele, l'uomo giusto era l'uomo virtuoso. Giuseppe, sposo di Maria, viene descritto come uomo giusto. Noi oggi abbiamo un concetto di giustizia abbastanza impoverito. È abbastanza legalizzato. L'uomo giusto non è soltanto quello che rispetta la legge o quello che è preciso nel dare a ciascuno ciò che gli è proprio, ma pure quello profondamente virtuoso che non si lascia dominare dalle passioni, si conduce con moderazione e giudica con prudenza ed è solidale. Quello l'uomo giusto, e perciò è anche misericordioso. E la misericordia non è una debolezza, ma è una virtù. I contenuti della giustizia possiamo sintetizzarli nell'uguaglianza, non fare discriminazione, trattare a tutti senza preferenze o favoritismi, riconoscere a tutti pari dignità e valore, tutelare i diritti delle minoranze e dei deboli, avere un rapporto equilibrato tra uomo e donna, anche nel posto di lavoro.
l'equità, equità, che è sinonimo di giustizia ideale, di equilibrio nell'amministrazione della giustizia, tenendo conto delle situazioni delle persone e del loro maggior bene, e dunque della proporzione. Ciò che è giusto ed equo per uno non lo è per l'altro. Di qui che un'applicazione rigida della legge sia considerata sempre una ingiustizia. Sumum jus, summa iniuria. L'applicazione stretta della legge è una ingiustizia. Solidarietà, dare a ciascuno secondo i suoi bisogni. La giustizia in rapporto alla solidarietà fa entrare l'uomo nel mondo dell'amore. Allora io non do uno a ciascuno, ma a questo do due. Perché? Perché non c'è una giustizia legale, ma c'è una giustizia solidale. Di nuovo, la Bibbia. Quel signore che ha chiamato al lavoro nel suo campo, nel primo mattino a taluni e nell'ultima ora. E a quelle dell'ultima ora che avevano lavorato soltanto un po' della giornata, le ha ricompensato con lo stesso stipendio che a quelle della prima ora. E i primi si ribellano: sei stato ingiusto. Potevano aver detto: sei stato magnanimo. Perché? Perché dovendo ingiustizia dare a quegli ultimi un centesimo, gli ha dato un euro come a quelli primi. Dunque è stato magnanimo. No, sei stato ingiusto. Con questo vi suggerisco la lettura di due libri. Uno mio, che va a mancare, dove viene sviluppato questo tema, in uno dei capitoli, i rapporti interpersonali. Lo trovate nelle librerie, almeno nelle librerie filosofiche qui, all'università lo trovate, Via della Conciliazione lo trovate anche. E quest'altro che è meno teorico e più pratico, Imparare a gestire i conflitti, di Vittoria Nervi. Lo trovate in internet. Possono essere di utilità per la riflessione. E con questo vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza.